Da di oggi che non potevamo più concederci niente. Fermo restando che la sconfitta col Savoia sulla carta c'è tutta, però a me quello che è dispiaciuto più di tutto è stato l'atteggiamento, per il modo in cui è arrivata la sconfitta, perché poi, ripeto, hanno talmente tanta qualità nella rosa loro che in qualsiasi momento la potevano sbloccare. Sì, assolutamente sì, era questo il tipo di partita che avevamo preparato, anche perché poi dopo per come si era messa, perché poi sull'1-0 abbiamo avuto l'opportunità di poter fare il 2-0 con Diabaté, purtroppo il ragazzo non ha fatto gol perché altrimenti la partita poteva essere chiusa in quel momento, però ti ripeto, questo è quello che dovevamo fare, anche se in ultimo ci avevamo messo il solito erroretto che stava compromettendo tutto il lavoro di nuovo. Fortunatamente Richiello è riuscito poi a rimediare all'errore. Facciamo tesoro delle situazioni che abbiamo vissuto, degli errori commessi, cerchiamo di recuperare energie mentali perché domenica ci aspetta un dentro fuori. No, ma il discorso è, a me ne sì, oggi io ne ho viste poco, perché se non erro il fuorio pochissime volte ci ha tirato in porta, per cui l'atteggiamento dei ragazzi era così. Però noi non è che adesso vogliamo buttare la croce addosso a Nocerino. Nocerino è un ragazzo del 2002, sarebbe anche un po' da vigliacco in questo momento dire che è uscito lui così. Nocerino fa parte di una rosa dove ci sono tanti elementi che si equivalgono per spessore, abbiamo tanti giovani che devono crescere. Devono avere naturalmente anche loro il tempo di crescere perché non si può pretendere tutto da loro, per cui oggi è andato dentro Trani, però mi aspetto che da Nocerino, da Esposito, da Petrone, tutti quelli che non hanno giocato oggi, da lunedì un impegno massimo in allenamento per dimostrarmi che le scelte che ho fatto sono scelte sbagliate. E quando saranno richiamati in causa, mi auguro che qualcuno di questi con i fatti mi dimostri che le mie scelte erano sbagliate. Assolutamente sì, ma ce lo siamo detti, ne eravamo coscienti che insomma dal Savoia in poi per noi cominciava un nuovo campionato dove c'era necessità di cominciare a fare punti. Ci abbiamo ancora, spero di recuperare presto Rubino, che può darci una grossa mano. L'intensità, la volontà, quello che ho visto oggi, dobbiamo adesso dare continuità a questo tipo di atteggiamento, che è l'unico che ci può permettere di fare un mezzo miracolo. Sì, purtroppo, ma questo fa parte del gioco. Purtroppo noi sapevamo insomma che se io da De Stefano riuscissi a tirare 90 minuti così come ha fatto il primo tempo, vuol dire che De Stefano potrebbe diventare un giocatore di due categorie superiori. Se io pretendessi da tutti, purtroppo non c'è un giocatore esperto, non c'è quel marpione che nel momento in cui c'è da chiudere la partita purtroppo riesce a incidere. Purtroppo siamo ancora una squadra giovane che può commettere degli errori e dobbiamo fare però di necessità virtù in questo momento e aspettare che quello che diciamo, insomma, che Rubino, quello su cui noi avevamo puntato a inizio anno, ci doveva risolvere questo tipo di situazioni e sperare, insomma, di avere Rubino a disposizione già da domenica.